Mi è arrivata una mail di una ragazza che mi diceva che non poteva allenarsi perché non aveva un lavoro, quindi non aveva i soldi per iscriversi in una palestra e non aveva nessun attrezzo con cui allenarsi in casa. Beh, oggi vi farò vedere che anche senza attrezzi, anche senza spendere soldi, voi potete andare ad allenarvi in modo eccellente. Oggi andremo a vedere un programma per andare ad allenare i glutei e il treno inferiore andando a utilizzare una scopa. Una scopa che è uno strumento che io penso che a casa tutti noi abbiamo. Quindi la prima cosa che dovete fare è togliere la parte terminale della scopa e in questo modo vi rimarrà una bacchetta. Questo sarà il vostro strumento d'allenamento. Vi posso assicurare che una bacchetta vi permette di allenarvi alla grande. Il mio consiglio è questo: non andate a buttar via soldi in attrezzi inutili che spesso vedete nelle televendite, non servono a nulla. Quello che vi serve ce l'avete già, è il vostro corpo. Un allenamento a corpo libero vi permetterà di ottenere grandissimi risultati, sia che voi siete alle prime armi, sia che voi avete già un buon livello atletico. Ma oggi vediamo come allenarci con una bacchetta, diciamo, un manico della scopa. Questo manico della scopa è ideale per andare ad allenare il treno inferiore e incominciare a mettere le basi per un allenamento che magari poi andrete a svolgere con dei bilancieri o con dei sovraccarichi. Ma inizialmente il lavoro a corpo libero è perfetto per le vostre esigenze. Cosa dovrete andare a fare? Facciamo quello che prende il nome di programma 50 RT, ossia delle 50 ripetizioni. Vi mostrerò 4-5 esercizi e dovrete andare a eseguire per ognuno di questi esercizi 50 ripetizioni. Non importa come li andate a eseguire, potete farli tutti di fila oppure potrete farli a tranche, magari 5 tranche da 10 ripetizioni, 2 tranche da 25 ripetizioni. Lo scopo è cercare di completare queste 50 ripetizioni per ogni esercizio nel minor tempo possibile, mantenendo la tecnica corretta. Gli esercizi che dovrete andare a fare sono: primo esercizio, andiamo a fare uno stacco rumeno. Stacco rumeno che è ideale per andare a fare anche una sorta di riscaldamento generale. Quindi, vostra bacchetta e il primo esercizio che andate a fare è lo stacco rumeno. Quindi, braccia distese che correranno lungo le cosce e da questa posizione vi abbassate con la schiena piatta e di qua su. Importante, l'antero e retroversione del bacino. Come vi ho detto, lo stacco rumeno uno dei migliori esercizi per i glutei e i muscoli posteriori delle cosce, ma noi li usiamo inizialmente come riscaldamento, quindi è importante muovere il bacino e contrarre i glutei. Primo esercizio, 50 ripetizioni. Finite queste 50 ripetizioni, pausa di 2 minuti. Dopodiché facciamo un overhead squat, ossia bacchetta di legno o bacchetta manico della scopa tenuto sopra la testa e da questa posizione dovete andare in squat. Vi abbassate e poi su. Vi abbassate e poi su, vi abbassate e poi su, vi abbassate e poi su. Anche di questo esercizio 50 ripetizioni. Terminate le 50 ripetizioni di overhead squat, pausa di 2 minuti e andiamo a fare degli affondi laterali ottimi per andare a lavorare anche con la muscolatura interna delle cosce. Quindi mettete le gambe, diciamo, divaricate in questo modo qua, potete mettere la manica della scopa dietro le spalle e da questa posizione da una parte e contate a 1 e poi fate 2, 3, 4, 5, 6, 7 e andate avanti così fino a 50 ripetizioni. Questo è il terzo esercizio. Pausa di 2 minuti, andiamo a fare il quarto esercizio. Quarto esercizio, non potevano mancare per i glutei gli affondi. Quindi, manico della scopa dietro le spalle e da questa posizione vi abbassate da una parte e dall'altra. E andate avanti, 3, 4, 5, 6, 7 e andate avanti così fino ad arrivare a 50 ripetizioni. Questi quattro esercizi sono perfetti se il vostro scopo è quello di andare a migliorare il trofismo e la tonicità delle vostre gambe e dei vostri glutei. Potete fare un giro di questi quattro esercizi, ma se avete più tempo potete anche al termine dei quattro esercizi recuperare 3-4 minuti ed eseguire un nuovo giro di questi quattro esercizi. Vi assicuro che l'allenamento potrà durare 15, 20, 30 minuti e vi permetterà di andare a centrare l'obiettivo che state ricercando. E come avete potuto notare, basta veramente
niente per potersi allenare alla grande. Ricordate, allenatevi a corpo libero, il vostro corpo sarà il vostro migliore strumento d'allenamento e giorno dopo giorno andrete a centrare gli obiettivi che state ricercando. Buon allenamento, ciao!